2021. Dal 16 novembre e per 8 martedì consecutivi, su Rai 2 va in onda il Data Comedy Show, una performance di comici italiani su spunti offerti da dati statistici, veri naturalmente, forniti dall'Istat. Ma com'è nata l'idea? Come tutte le migliori idee, direi in modo casuale. E andavo in cerca, già 2 anni fa, di un'idea per fare data telling con leggerezza. Mi sono confrontata con i colleghi della direzione, alcuni dei quali sono davvero pieni di iniziative, e ho visto un video del gruppo di due Franceschi, come li chiamo io, di Francesco Lancia e di Francesco De Carlo. Ed è stato, come si dice, amore a prima vista. Abbiamo visto questo video in cui si faceva appunto della commedia e dell'ironia sui numeri. Abbiamo pensato di incontrarli personalmente al Festival di Treviso, al Festival della Statistica, e questo era nel 2020. Nel 2020 ci siamo accorti che i due Franceschi non erano soltanto estremamente abili a far ridere o sorridere, ma c'era anche della competenza e della condivisione rispetto all'idea di un progetto che avesse come obiettivo sia la leggerezza e la possibilità di far ridere, quanto quello di fare cultura, e nel nostro caso era la cultura della statistica. Avevi in mente un target specifico? Tendenzialmente sì, perché una delle cose che noi facciamo in direzione, in comunicazione, è quella di pensare a tutti gli utenti. Noi ci occupiamo di comunicazione e di diffusione, usiamo, come noto, tutti gli strumenti che ci sono consentiti, e la molteplicità degli strumenti naturalmente ci consente di ampliare la platea degli utenti. Quelli che restavano fuori erano forse gli utenti meno raffinati, meno addetti ai lavori, e quelli un po' più pigri e disincantati. Attraverso questo format noi riteniamo di aver in qualche modo intercettato anche un altro segmento di popolazione, che poi è importante come tutti gli altri. Una domanda cattivella: a ridere sui dati non si corre il rischio di ridere dei dati? No, io questo non lo penso, e penso che tanto più dopo 2 anni di emergenza pandemica, in cui in realtà molto spesso abbiamo pianto o sono stati dette brutte cose, fake news sui dati. Trovare il modo di trattare i dati con leggerezza, ma solo nella modalità, ma essere puntuali sul dato, perché chiunque di noi abbia visto il Data Comedy, ed è stato frutto di un'intensa collaborazione tra gli ideatori del programma, la rete televisiva e la direzione della comunicazione di Istat, è stato proprio quello di scegliere dei numeri, di darli correttamente, ma di far sorridere le persone. Le informazioni c'erano. Il Data Comedy Show è stato un modo irrituale di fare cultura statistica. Hai in mente altri modi irrituali per il futuro? Correggerei l'aggettivo. Più che rituale direi originale. Sì, ho in mente altre modalità altrettanto originali, mi auguro di farlo, però non voglio spoilerare, tanto per usare un linguaggio anche tipico di Data Comedy Show. Continuate a seguirci sui nostri canali social, continuate a seguirci sul sito, continuate a seguirci su Dati alla Mano, questa piattaforma che tra l'altro, proprio come Data Comedy Show, ci ha consentito di arrivare a quello che dicevo, a tante, tante più persone, più cittadini, e quindi noi vogliamo continuare a sorprendervi e a stupirvi. Seguiteci! Chi ha detto che la statistica è noiosa? Data Comedy Show, se lo avete perso, potete trovarlo su RaiPlay.